Via? No Andrea, tra via di chi no? Diego, tu vuoi ma qui no, cioè, lo so, c'è casino. Pescatore, guarda, si butta fuori anche il cane, va via. Va a cuccia, vai. No, non è possibile, dico. Cazzo, adesso da fa troppo. Qua c'è troppo a fare. E sono sordo, è la catena del violoncello, vieni. No, siamo andati a Verona ieri, siamo andati a Verona con l'Apo, anzi fuori l'Apo, mi dispiace, ci ho fatto fare una stravaccata perché lui lavorava anche ieri, ma c'era da andare a vedere, c'era da andare a vedere per forza, perché se non vai a vedere non ti fa un'idea. No, allora, l'ambiente è senz'altro superiore, però io vabbè che ieri era venerdì, non si può sapere, ma c'era poca gente. E c'è crisi, eh. Qui è una crisi, la crisi dei pepischeri, non si sa. La crisi è solo pepischeri. Pepisca, oddio, c'è della gente la se lo merita la crisi, eh. Vedendo che gli si scrive, c'è sul giornale, io il giornale non lo leggo, ma. Vedendo che c'è sui televisivo oggi se lo meritano e compagnucci, va via, oltre a Lima un'altra tassa sempre sugli stessi, ma che se serve, ma questi andrebbero presi veramente mandati a lavorare ai discorsi, ma come si incazzano, altri gli dici ma noi si lavora, e gli parla a loro perché non hanno mai lavorato, lavorassero e non avrebbe nemmeno il fiato per aprire bocca e di cazzare, va bene. No, Cremona, Verona è stato bello, molto meglio di Cremona, però è un'anteprima, sicché non si sa di preciso. Per favore, levati dai coglioni, va via, sto lavorando, sa cosa vuol dire, voce del verbo to work, lavorare, va via, dai, dillo, vai, dai, su, amore, dai, va, oi, dai, c'ho da fare, vai. Che è questo amore? Allora, è bellino, è più intimo, ci sono diciamo più addetti ai lavori, musicisti seri, non c'è il massello di gente a far casino, non ci sono i venditori abusivi, non ci sono i soliti stronzi a vendere a nero, la vedo, cioè, i soliti furbacchioni, che solo in questo paese ci sono furbacchioni, la vedo, uno. La gente fallita in altre maniere, allora la fa il lavoro degli usati a nero e imbambolano gli imbecilli che ci abboccano e ben gli sta gli imbecilli che si abboccano, capito? Perché dopo in mano non c'hanno niente e se lo fiaccano il culo, capito? Parlavano della gente, cioè, sai, io ci ho comprato uno strumento da un maestro liutaio, due idee. Mi fa un nome, dico, non lo conosco, dice, come non lo conosco? E gli viene fuori, gli era un musicista, fuori Toscana, un musicista che praticamente, come gran parte dei musicisti purtroppo ora come ora in Italia, e se l'ha messa a fare violini, e ce l'ho pagata anche cosa, e gli chiedo, vai, ci paga un cazzo sopra, vai, paga Ips, non paga nulla, solo in questo paese esistono queste cose, questo è il paese paga pantalone, c'è problemi, eh. Va bene così, fanno proprio bene, fino a che gliene fanno fare. Questo è il paese dei ladri, delle puttane, dei preti e degli approfittatori. C'è altro che pischia della ora, ne pagano per tutti, dall'inizio della prima sfida fino all'ultima. Ora è sabato, vorrei vedere che cazzo fai, che e non puoi andare a prendere l'Amelia, di già c'è rimasto solo l'Amelia, per favore, guarda, non rompe le palle perché no, mi è morto il signor Anderson, chissà perché, non lo so perché gli vendono troppo piccini, capito? I contadini sanno come fare a tirare di su perché loro gli devono tirare il collo, quindi sanno come fare. Sono come i nostri politicanti, no? E lo sanno loro come farti fare le cose per poi dopo tirarti il collo.
noi siamo gente, gli animali si vigliano per tenersi bene e quindi automaticamente ci muoiono, chiaro. No, a parte che allora c'è l'Amelia che poi Amelia, signor Henderson, i nomi gli erano stati dati in maniera proditoria, perché di fatto non si sapeva mica se erano maschio o femmina, che non si sa se gli è morto l'Amelia o il signor Henderson. Ora si guarda, se l'Amelia la cresce, cosa che io spero, perché lei è piena di vitalità, il signor Henderson invece gli era 2, 4, 6, beh, c'è gli ultimi due, poi si fa sapere Loncelli, Nick, tu mi fa fatica, che cazzo fai, dai, andiamo a portare, bene Andrea, vediamo se abbiano un vinsantino in onore dei miei 53 anni, no, e non li ho finiti, no, sì, ho finito gli anni, non li ho finiti, ancora qualcuno mi rimane, che cazzo, no, ce n'ho 53,